Il freddo pungente della notte a 700 metri di altitudine non ha scoraggiato il popolo di Padre Pio. Anche quest'anno quasi 15.000 fedeli hanno raggiunto San Giovanni Rotondo per partecipare sul sagrato della chiesa dedicata al santo alla veglia del beato transito del frate di Pietrelcina, morto nella notte tra il 22 e il 23 settembre del 1968. 47 anni dopo, l'omaggio dei pellegrini al santo più amato al mondo non conosce tregua. Le solenni celebrazioni religiose sono iniziate nel pomeriggio con la liturgia dell'accoglienza. Poi la messa celebrata da Monsignor Michele Castoro, vescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo. Infine, dopo la mezzanotte, la celebrazione eucaristica presieduta da Fra Mauro Iori, ministro generale dei frati minori cappuccini. Stiamo celebrando un umile fraticello che si è lasciato incontrare da Cristo, ha ricordato Iori, accogliendo e vivendo la missione che Dio gli affidò, Padre Pio svegliò il mondo. Le liturgie del giorno della festa, come la novena e la veglia, saranno caratterizzate sia dal tema del programma pastorale del santuario, redenti dalla croce di Cristo, sia da quelli che scaturiscono dall'anno della vita consacrata, senza dimenticare la necessità di pregare per il dramma che stanno vivendo tanti migranti che cercano di raggiungere condizioni di vita più dignitose, rischiando la vita nel Mediterraneo su imbarcazioni di fortuna. Le celebrazioni religiose di quest'anno avvengono alla vigilia del giubileo promosso da Papa Francesco, che vedrà anche il trasferimento temporaneo del corpo di San Pio a Roma, che sarà esposto a febbraio in Vaticano.